Allora, riprendiamo. Prima di tutto il problema con IntelliJ. IntelliJ l'hanno aggiornato e hanno deciso di peggiorarlo. Quando, fino all'anno scorso, quando si creava un nuovo progetto Gradle, c'era una spunta da aggiungere del tipo genera le cartelle SRC anche se vuota. Adesso questa spunta non c'era. Io speravo fosse diventata di default e invece no, quindi la cartella SRC se vuota non viene generata, come abbiamo visto. Questo è un progetto creato come prima, nuovo progetto Gradle, avanti, date un artifact ID, un group ID e alla fine non avete l'SRC. Per aggiungere, per mostrare l'SRC, in realtà il modo corretto, allora il modo che funziona ma non è corretto è aggiungere un modulo. Il modo corretto sarebbe andare nelle preferenze di IntelliJ, nella sezione Build, Execution e Deployment, sotto Gradle, ma solo con un progetto attivo, se no no, c'è un Crea Directory for Empty Content, automatically. Se voi mettete quella spunta, che fino alla versione 2017 di IntelliJ era nella finestra di creazione di nuovo progetto, e gli date OK, lui ci pensa un attimo, vabbè, e vi crea tutte le cartelle che vi servono per programmare in Java. Quindi SRC, main, text, e Java, potete creare package, quello che volete. Quindi lo ripeto per i ritardatari. E il nuovo comportamento di IntelliJ è quello di creare un progetto Gradle senza la cartella SRC. Fino alla versione 2017 punto qualcosa c'era una spunta da aggiungere, crea SRC anche se vuoto durante la fase di creazione progetto. Adesso non c'è più la spunta perché giustamente è un prodotto commerciale, bisogna peggiorarlo, e quindi dopo che voi l'avete creato e non c'è la parte SRC, bisogna andare nelle preferenze progetto per progetto e sotto Build, Execution, Deployment, Gradle c'è questa voce senza la spunta che dice Create a Directory for Empty Content Roots Automatically e voi dovete mettergli la spunta, premere OK e vi crea tutte le cartelle che vi servono, quindi SRC, main, Java, test, vi dà la possibilità di creare package e avanti così. E questo è il modo corretto raccomandato da JetBrains. Il modo non corretto e non raccomandato, ma che a quanto pare funziona lo stesso, è creare un modulo all'interno del modulo e chiamarlo SRC e lui, o chiamarlo in un altro modo e lui allora a quel punto genera tutto. Questo però è il modo corretto, secondo quello di JetBrains. E va bene, detto questo, sì, al massimo fai poi il refresh adesso. Detto questo, quanti gruppi ci sono qui oggi? Uno per gruppo, alzate mano uno per gruppo, se no uno per gruppo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, se non cade dove è finito? Vabbè.
Allora, adesso parliamo del Raspberry. Allora, voi sapete, vi ho già fatto vedere qualche volta fa un Raspberry, giusto? E cosa vi ricordate del Raspberry? Sì. Che cos'è un Raspberry? Diamogli una definizione. Un computer. Un mini computer. Sì. Che differenza c'è tra un Raspberry e un Arduino? Per esempio? Questo non è vero ovviamente, ma anche questo può essere utilizzato in parte. Non è limitato, sì, poverino, non diciamo che è limitato. Nasce con altri scopi. Arduino è un microcontrollore. È il modo di dire che è limitato. È un microcontrollore. E la differenza tra un microcontrollore e un computer? Anche pratica, anche una differenza pratica? Sì, su un computer gira un sistema operativo, su un microcontrollore un sistema operativo full, su un microcontrollore no. I microcontrollori nascono per fare un lavoro e un lavoro solo, possibilmente bene. I computer sono più general purpose. Questo è un computer, non è un microcontrollore. Poi può anche essere utilizzato per alcune parti più vicine all'hardware, eccetera, attraverso la GPIO, ma in genere, ma è comunque un computer e ha un sistema operativo. Non può funzionare senza un sistema operativo. Full, diciamo. Non un sistema operativo limitato. Allora, al di là della parte tecnica, questi sono Raspberry 3 Model B. Sono i penultimi usciti. Questi signori qua hanno un processore a 1 GHz e 2 a 64 bit. Quad core. Sono processori ARM esattamente come i processori dei vostri telefoni. Ha un giga di RAM, non ha disco, ragazzi, non ha disco, ma tutto quello compreso il sistema operativo è sulla scheda SD, che nel Model 3 è una micro SD. Nei modelli precedenti, nel Model 2B, era invece un SD vera e propria. Questo modello qua ha sia il Bluetooth 4.1 Low Energy che il Wi-Fi 802.11n, ha una porta Ethernet, ha quattro porte USB 2.0 che forniscono fino a 500 mAh. E quindi potrebbero essere utilizzate per alimentare altri oggetti. Per esempio, questo sensore multiplo di prima può essere tranquillamente alimentato dal Raspberry. Ha un HDMI, ha solo una porta HDMI, non ha porte VGA o altro tipo. E ha un jack audio che è combinato. Ha un jack, questa cosa qui, che è combinato jack audio e uscita video. E riceve alimentazione dalla micro USB, che è messa a lato. E su alcuni PC è possibile alimentare questo con alcuni PC, nonostante in realtà utilizzi più corrente di quella che le porte USB di un PC dovrebbero fornire. In genere non si fa, però potrebbe. E anche dei LED di stato, che sono in fondo, mi sembra. Sì.
che dicono se tipicamente se è acceso sta funzionando e se c'è la connessione di rete, che sia Wi-Fi o sia Ethernet. E quindi una delle due spie è sempre accesa, fissa, l'altra spia lampeggia per indicare quando sta trasmettendo e quando non sta trasmettendo. Dopodiché ha una serie di porte, una serie di pin su un lato che si chiama GPIO, che sta per General Purpose Input e Output, che è fatta per attaccare altre schede, per espandere il Raspberry. Per esempio la scheda Raspberry per Z-Wave si attacca sulla GPIO, su un pezzo solo della GPIO, e questi pin della GPIO possono anche essere utilizzati per collegare altri dispositivi hardware all'Arduino, diciamo, quindi con direttamente dei cavi, con delle resistenze sulla breadboard, eccetera. Alcune di queste. Alcune sono di potenza e erogano potenza, sono per, insomma, passa la corrente e altri no. Ha anche una camera serial interface, questa qui dovrebbe essere, se non sbaglio, per attaccargli una sua webcam, che tra l'altro abbiamo, se servisse. Quindi può essere attaccata una webcam attraverso la sua connessione dedicata oppure attraverso l'USB come qualunque altra webcam. Vabbè, la micro SD dovrebbe essere almeno, questo ve lo dico nel caso dobbiate comprarvelo, almeno 8 giga di classe 6, queste sono da 16 giga di classe 10 e quindi stiamo abbastanza tranquilli. E vabbè, dettagli sulla GPIO rimangono qua. Sistemi operativi, nasce con Linux, in particolare con una distribuzione derivata da Debian che si chiama Raspbian, che è quella installata qui sopra, però può funzionare anche con una versione di Windows 10 e con per esempio Snappy Ubuntu Core e con altre distribuzioni, c'è anche ormai la versione Fedora per Raspberry, eccetera, eccetera. Raspbian è quello ufficiale. E tipicamente può anche essere usato con, per esempio, una distribuzione per farlo diventare un media center e quindi attaccarlo a un televisore. E da qualche anno ormai, appena comprato un Raspberry, sulla scheda microSD associata non c'è Raspbian, c'è un software che si chiama NUBS, che sta per New Out of the Box Software, che serve per installare il sistema operativo, che aiuta l'installazione del sistema operativo. Perché altrimenti l'installazione del sistema operativo è vi scaricate una bella ISO da internet e copiate l'immagine RAW qua sopra e poi espandete l'immagine RAW ad occupare tutto lo spazio della schedina. E noi abbiamo su queste schede una appunto Raspbian e qui ci sono un po' di istruzioni nel caso in cui vogliate e prendere un Raspberry e installare Raspbian da soli. Questi Raspberry che abbiamo qui sono tutti, quando gli date l'alimentazione, si collegano in automatico alla rete Wi-Fi di Ateneo. E dovrebbero, come dire, accettano le connessioni SSH, però poi appena gli mettete la password si piantano, e questo non ho capito perché, però se gli attaccate un mouse, una tastiera e un monitor funzionano e senza problemi, e l'alimentazione ovviamente. E il nome utente e la password di default su qualunque Raspberry è PI come nome utente e Raspberry come password, ed è ancora le credenziali, sono le credenziali ancora impostate su questi. E vabbè, potrebbe essere usato via SSH se il servizio attivo lo è e se si degna a funzionare. E questo l'abbiamo già detto, no? Il modulo Raspberry è un modulo che c'è lì dentro per la rete Z-Wave che si attacca sulla GPIO. Ed è questo coso qua, perché suppongo che non l'abbiamo visto. Non c'è una foto più grossa, no. E la versione nuova è questa schedina qua. Noi abbiamo la versione vecchia, un po' più piccola, però
dove questa, qui dietro, è la parte che si aggancia ai primi 5 pin della GPIO, i primi verso il fondo. E questa schedina che si mette qui e sta tranquillamente nella sua scatola, non spunta né nient'altro. Ed è questa, la versione vecchia di questa, che è installata nell'armadio e nella Raspberry che c'è lì dentro. Che di nuovo è la versione vecchia anche di questo, però funziona. Ora, quello che vorrei che provassimo a fare in questa mezz'ora, che provaste a fare in questa mezz'ora, è appurato che funziona, prima, questo l'ho provato prima, e quest'anno, venire a prendere un Raspberry per gruppo. Qui c'è l'alimentazione, e occhio che dentro l'alimentazione c'è anche, in alcune, sì, c'è anche l'adattatore per la spina inglese, quindi toglietelo ovviamente, e non perdetelo. Un Raspberry, un cavo HDMI, perché il Raspberry ha solo l'alimentazione HDMI, e l'adattatore HDMI DVI, perché quando hanno fatto questo laboratorio l'anno scorso hanno pensato che i monitor HDMI non servissero. E quindi l'idea di questa mezz'ora è: prendete un Raspberry col suo materiale, staccate monitor, mouse, tastiera dai PC fissi, attaccateli qui e provate a prendere uno dei due programmi che sono su GitHub, quello che abbiamo visto stamattina, quello che abbiamo visto 2 settimane fa, per accendere le Philips Hue e a farle girare qui sopra. Sono già fatti, quindi l'importante è solo scaricarli e verificare che ci sia Java installato. Quando lo attaccate al mouse, tastiera e monitor, vi comparirà un sistema operativo desktop, quindi con icone e quant'altro. Quindi non dovrete necessariamente utilizzare la linea di comando. Ok.